Vini a Terre Estreme è sull'Etna, sta visitando i territori dell'Etna, i vari versanti e vi accompagnerà a conoscerli. Ci troviamo sull'Etna, dove l'attività principale è la vitivinicoltura, che si differenzia nelle varie fasce. In zona nord abbiamo la presenza massiva di Nerello Mascalese, Nerello Mantellato e Cappuccio, dove si producono sicuramente degli Etna rossi molto importanti, mentre sul lato est abbiamo la presenza del Carigante, dove si producono gli Etna bianco, e all'interno di questa zona abbiamo una microzona che è il comune di Milo, dove si fa l'Etna bianco superiore. Sull'Etna una delle caratteristiche importanti è il terreno, la mineralità del terreno che ritroviamo anche nei vini. La mineralità è dovuta sicuramente allo sgretolamento delle sciare. E ogni zona ha una sua particolarità, perché le composizioni chimiche delle varie colate sono diverse e quindi conferiscono delle qualità organolettiche ai vini completamente diverse a seconda del versante che andiamo ad assaggiare o a osservare. Sull'Etna, oltre a visitare i vigneti e i territori dell'Etna, visiteremo anche un bellissimo allevamento di asine da latte, che oltre a produrre latte d'asina, produce anche una linea cosmetica.